Dopo 7 anni alle Isole Canarie ne ho viste e sentite davvero di tutti i colori. Nella maggior parte delle famiglie che abbiamo trasferito abbiamo sentito spessissimo, sempre, i soliti quattro modi comuni di sperperare denaro. Oggi ho deciso di farvi questo video sia per mettere in guardia quelli che ancora non si sono trasferiti alle Canarie, ma anche per far sorridere e anche in un certo senso pensare e ragionare chi già qui si è trasferito e magari ha vissuto uno o più di questi punti. Buongiorno a tutti ragazzi, sono Nicolò di Nico Ica, Fuerteventura, Isole Canarie. Sono in un barranco, il letto di un fiume in questo momento, al riparo dal vento. E voglio condividerti anche oggi la mia piccola esperienza come italiano trasferito alle Isole Canarie diversi anni fa, prima del grande boom, per trovare un punto d'incontro assieme e discutere della quotidianità. Tra le tante cose, considera l'iscrizione al canale Nico Ica e lascia, oltre che il tuo commento, anche il mi piace. Piace al video come supporto alla creazione di nuovi contenuti. 2 giorni di pioggia, guardate che cosa hanno creato. Persona che si trasferisce alle Isole Canarie e pensa di poter vivere in una vacanza perpetua. Certo, ragazzi, sembrano pochi, ma in realtà tantissimi. La maggior parte, quando si trasferiscono alle Isole Canarie, passano un periodo di diverse settimane, fino addirittura mesi o anche anni, che nonostante non siano in età pensionabile, si comportano proprio da pensionati, o forse da Paris Hilton. Abbiamo entrambi un vitalizio? È facile cadere nella trappola di sentirsi sempre in vacanza quando ci si trasferisce in un posto in cui Natale, agosto, Pasqua, sempre in magliette e pantaloni corti estate. Eppure, anche qui ci sono dei costi fissi. Tutto ciò potrebbe inesorabilmente prosciugare i vostri risparmi in pochissimo tempo. E come li prosciugate questi risparmi se stare in spiaggia di fatto non costa così tanto? Innanzitutto avrete bisogno di una casa e cercherete una casa che il più possibile possa assomigliare alla vostra casa in Italia, quindi che abbia una finestra in bagno, un bidet, tutte ovvietà per noi italiani, ma quando venite alle Isole Canarie, non è così ovvio. E poi verrete giù con la vostra auto italiana e se verrete con quella andrà immatricolata spagnola, ci saranno delle tasse da pagare, se non fate un'iscrizione AIRE immediatamente o non la fate del tutto pagherete anche delle tasse doganali. Avete preso in considerazione questi costi? E quindi la maggior parte delle persone non prende in considerazione il costo, magari passa diversi mesi con un'auto a noleggio. È vero che le Isole Canarie a livello di noleggio auto perlomeno sono più economiche rispetto alla maggior parte delle regioni italiane, però comunque un 400 euro al mese non ve li porta via nessuno. Avete fatto i conti? Quando si arriva in un posto bombardato di locali commerciali, principalmente bar e ristoranti, cosa fai? Non vai fuori a mangiare una volta in più? Certo, ci sentiamo in vacanza, siamo mitragliati da lucine colorate, tutti in vacanza tutto l'anno e quindi, dato che la pizza costa di meno, il ristorante costa sensibilmente di meno che il centro nord Italia, andrò a mangiare fuori una volta in più. Tutti questi fattori messi assieme potranno prosciugare davvero le vostre finanze. E non vi prendo in giro perché potrei farvi una lista lunga, 1,5 metri di clienti che hanno vissuto questa esperienza e chiaramente sono rientrati in Italia. Spendere i soldi in frivolezze. Noi italiani abbiamo un grave problema con il gioco d'azzardo. Sembra che sia uno dei paesi a livello mondiale in cui più sia facile riuscire ad avere accesso a giochi come macchinette, grattevinci, lotto, totocalcio e chi più ne ha più ne metta. Pensate che le Isole Canarie non sia così? È molto simile. Qui si prendono i biglietti del lotto, si comprano i grattevinci anche fuori dall'ospedale, anche vicinissimo alle scuole, anche in posti in cui non direste mai. Ci sono delle persone preposte che vengono pagate per portare in giro, magari sono persone anche tante volte disabili o con delle necessità, che girano nelle vie, negli uffici, nei posti pubblici cercando di venderti grattevinci anche in un posto in cui fondamentalmente non dovrebbe assolutamente esserci qualcuno che ti stia vendendo o proponendo del gioco d'azzardo. Quindi già l'italiano ha questo problema
problema di base e qua avrà a maggior ragione un motivo in più per continuare a giocare. Ma tolta questa parte del gioco d'azzardo, che è una parte minima della maggior parte delle persone che si trasferiscono qua, dobbiamo tenere conto che quando voi vi state trasferendo alle Isole Canarie venderete praticamente tutto l'abbigliamento invernale, gli sci, gli scarponi, ma anche cose che servono nella vita di tutti i giorni. Parliamo di vestiti, il phon, lo spazzolino elettrico, la televisione, l'impianto hi-fi, qualsiasi vostra cosa che magari avete comprato, ammortizzato negli anni, magari anche ereditato a vostra volta, che in Italia avete venduto per svariati motivi, per monetizzare prima di venire giù, portare tutta questa roba dove la mettavamo. E quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo venduto, svenduto, talvolta regalato cose che oggi saremo obbligati a ricomprare quando siamo sul territorio, e soprattutto i primi mesi saremo obbligati a comprare, ergo un'uscita di denaro inaspettata per la maggior parte dei nuovi expat. Ricordatevi quindi sempre di avere un budget per queste cose, mettervi un tetto limite e mantenere comunque un budget per il futuro. Ok che ci stiamo trasferendo, però scena numero 3 è quella che più prende il mio campo lavorativo. L'italiano che viene giù con la famiglia 10 giorni di vacanza e tra un pannolino cambiato, un tuffo al mare e una paella al ristorante desidera comprare uno o due immobili e fare tutto nell'arco di pochi giorni. Investire in modo affrettato alle Isole Canarie è esattamente quello che l'agenzia immobiliare media vuole. Perché venite qua, avete voglia, avete golosità, vi si vende il prodotto come occhio che se non lo compri adesso domani mattina non c'è più, è il prodotto della vita, farai un sacco di soldi, qui vedrai che c'è la mega rivalutazione e te lo gestiamo, te lo facciamo, te lo disfiamo. Una volta pagato, la maggior parte dei casi, fortunatamente non sempre, verrete parzialmente o completamente abbandonati. Cosa avrete fatto? Probabilmente un disinvestimento. E dato che stiamo parlando di case, probabilmente questo disinvestimento vi porterà ad abbassare considerevolmente la curva della qualità della vostra vita. E dato che non ci siamo ancora trasferiti, abbiamo fatto un bel danno, non piccolo. Può essere allettante comprare una o più proprietà quando si viene qui. Immaginiamoci una persona che è abituata ad avere 10, 15, 20 mila euro sul conto corrente come riserva di denaro per le emergenze, vende la casa in Italia, vende la macchina, vende di qua, vende di là, si ritrova con 200 mila euro sul conto. È una cifra tutto sommato discreta, che è quello mediamente della famiglia italiana. Vendendo la casa di proprietà si ritrova con questa liquidità. Con affanno si viene qui e si cerca subito di togliere questa liquidità dal conto e comprare immediatamente, tante volte accettando anche delle condizioni assurde in realtà che non sono poi così remunerative. Bisognerebbe prima soffermarsi a studiare il territorio, studiare il prodotto, capire se effettivamente è quello che io cerco in questo momento e poi successivamente valutare l'acquisto o no. È già un campanello d'allarme quando una persona ti sta proponendo l'affare della vita e soprattutto dei rendimenti assolutamente poco realistici. Ultima scena, persona che non lavora e brucia tutti i suoi risparmi. Mi succede costantemente di avere persone che vengono giù con un capitale di 3, 4, 5, 600 mila euro, magari, ripeto, vendendo tutto quello che avevano, come dico io sempre nelle battute, pure le braghe, vengono giù e cercano di investire un po' a caso, cercano di evitare i primi tre errori che abbiamo detto poc'anzi, ma più delle volte li pigliano tutti e tre, c'è proprio strike, 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 e comunque dicono no, con il mio patrimonio io non lavoro, perché si vive l'idea delle Isole Canarie come un arrivo, non come un trampolino. Quindi la gente che cosa fa? Persona in età lavorativa, in piena salute, che decide di fermarsi e di non fare fondamentalmente più nulla una volta arrivati qua. Però un conto è essere una persona vicina alla pensione o comunque con un grandissimo patrimonio immobiliare. Se l'acquisto non è stato fatto in forma ponderata, se ci si basa completamente sull'incasso che ci può dare una casa, che comunque siamo su un'isola e quindi siamo ipoteticamente vittime di fluttuazioni di mercato, si pensa sempre che i prezzi delle case continueranno ad aumentare, ma non è sempre così, non è una costante. L'inquilino pagherà sempre, nonostante io stia comprando nel miglior complesso della zona, sarà sempre affittato, non avrà mai dei problemi, non avrà mai una manutenzione straordinaria. E ragazzi, non è così, non è assolutamente così, e non si può fare
solo affidamento su degli incassi generati da uno o due appartamenti mensili, a maggior ragione se si hanno con sé dei bambini o un eventuale coniuge o compagno che anche lui non lavora e dipende da questi incassi. Vivere in una situazione finanziaria precaria, nonostante si abbiano degli appartamenti o case di proprietà alle Canarie, è davvero molto più che deludente, perché abbiamo investito tutti i nostri risparmi, togliendoci anche ipotetiche riserve di denaro per momenti di magra, che ci sono stati promessi, ripeto come prima, rendimenti assurdi. Si rischia poi di avere magari 4, 5, 600 mila euro investiti in prodotti che non rispettano quelle che sono le nostre concrete necessità e al contempo tirare anche la cinghia. Alle Canarie bisogna lavorare, lo dico in 4 video su 5, a meno che si abbia adottato una strategia finanziaria, economica per la propria famiglia, per i propri introiti, con lungimiranza, con un cassetto di soldi dove qui ci sono tutte le evenienze, le necessità e chi più ne ha più ne metta, altrimenti bisogna lavorare. Sono molto curioso di sapere se voi avete degli altri punti che magari non ho citato, scriveteli nei commenti. Quello che sempre mi sento di consigliarvi è di fare un trasferimento ponderato, di fare un acquisto altrettanto studiato, tranquillo, e di non fidarvi proprio del primo che capita. E questo non deve essere per forza l'italiano demonizzato di turno, perché in realtà ci sono pro e contro sia ad andare da italiani, dai tedeschi, che inglesi, che spagnoli, che nativi delle isole Canarie. Semplicemente creare un vostro studio del territorio, di chi lo vive, di chi lo frequenta, di chi crea realmente economia e di chi invece crea zizzania, chiacchiere, problemi e truffe, non solo metterà a riparo i vostri denari, ma allo stesso tempo vi darà anche quello studio personale, un accrescimento privato vostro che è di indiscutibile utilità, specialmente quando si decide di portare la propria famiglia, i propri sogni e i propri soldi a 2500 km dalla terraferma. Se posso mettervi un quinto e ultimo punto, tipo bonus track per chi ci ha seguito fino adesso, metterei anche il mai sottovalutare le isole Canarie. Pensiamo sempre che siano molto più sempliciotti, molto più facili da aggirare, mentre noi pensiamo ciò, loro lo stanno facendo con noi. Anche oggi ragazzi il nostro video finisce qui, grazie a tutti per i commenti, per i mi piace, per le iscrizioni, ricordatevi campanellina attivata su tutte le notifiche per non perdervi ogni appuntamento settimanale e anche nella live domenicale. Ricordatevi che siamo presenti su Instagram, TikTok e anche Facebook, potete guardare tantissime dietro le quinte su questi social. Noi ci vediamo come sempre sul posto a Fuerteventura. Ciao!